Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con TG Donna, il TG che dà voce alle donne. Mi raccomando, se avete voglia di raccontarvi alle nostre telecamere, contattate la nostra redazione. Cominciamo subito a parlare di donne, di storie di donne. Che cos'è la storia delle donne? Le parole della professoressa Maria Rosaria Pellizzaro. Professoressa di storia delle donne, come la possiamo riassumere in poche battute la storia delle donne? Le levatrici erano depositarie proprio di saperi femminili che svolgevano in questo modo molto vicino alle donne, ma quando poi incominciò il mestiere, cioè la professione del ginecologo, man mano il mestiere della levatrice e la scena del parto che si trasferì negli ospedali, nelle cliniche, diventò di predominio maschile, perché arrivava la vera scienza, no? Non era più la pratica, ma era l'uomo. Ecco, quindi si ribaltava, e all'inizio ci fu proprio una lotta fra le levatrici professioniste e i nuovi ginecologi che cominciavano, questo fra 8 e 900, no? Incomincia, ma durerà a lungo questo. C'è stata una mia allieva, la Clotilde Cicatiello, che ha scritto proprio un libro sulle levatrici e i ginecologi e questa loro lotta a Napoli, all'ospedale dell'Annunziata, lei l'ha studiato. Quindi diciamo che, ecco, le levatrici erano guardate in modo particolare, ma c'erano le cosiddette fattucchiere. Le fattucchiere proprio che facevano gli elisir, oppure facevano i filtri d'amore, oppure buttavano il malocchio, lo toglievano. E per esempio Carlo Ginzburg, uno dei più grandi storici italiani, ecco, ha studiato in un suo libro appunto l'effetto di come si diffondessero le idee sulla esistenza delle streghe, no? Quando una donna fu cacciata, per un esempio, fu cacciata, e allora lei disse, c'era la sua padrona che era incinta, lei disse: ah, devi perdere il bambino, questa lo perse veramente, perché si perdono i bambini. E allora lei disse: è stata lei che mi ha messo gli occhi addosso. L'altra poi, alla fine, era convinta di essere capace di mettere gli occhi addosso, cioè si creava pure un'autoconvinzione nella strega stessa. E queste cose che, vabbè, poi c'è stata questa persecuzione, questa cosa, vabbè, bisognerebbe poi indagare, soffermarsi su queste cose. Chiaramente non sono invece gli studi di storia delle donne o studi di genere, che poi da Joan Scott in poi sono state chiamate gender history o gender studies, ecco, questi hanno visto i rapporti tra uomini e donne come sono cambiati nel corso degli anni. Perché non è sempre uguale, se non si pensa agli inizi degli anni 60, ed è l'altro ieri per gli storici, agli inizi degli anni 60 i giovani si davano ancora il lei, o il voi nel nostro sud, no, ma il lei, perché oggi no, è impensabile, no? È cambiato molto. Per esempio, una donna incinta negli anni 50 era un grande scandalo, ora si sposano coi figli piccoli. Quindi quante cose sono cambiate. E continuiamo a parlare di quote rosa. Quote rosa in politica sono solo l'espressione di una società democratica. Ai nostri microfoni il presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Si parla molto spesso di quote rosa, insomma, come si può migliorare e rafforzare l'impegno delle donne in politica senza ghettizzarle? Sì, io sono stata promotrice, quando ero assessore alle pari opportunità, della prima legge in Italia sulla doppia preferenza, quella che ha portato in regione tante donne. Il governo nazionale l'ha approvata solo qualche anno fa, ma io sono convinta che quando le regole sono chiare, le donne vincono e si affermano.
basta pensare ai dati sui concorsi pubblici, sui laureati. Quando le regole sono meno chiare, perché la politica spesso è fatta, in passato è stata fatta solo dagli uomini, beh, nelle società sono più uomini che donne. Quindi noi dobbiamo invece lavorare tutti insieme, soprattutto chi crede in una società più giusta, più uguale, in una società in cui si affermano i valori del centro-sinistra, che l'affermazione delle donne è l'affermazione della democrazia, e quindi avere più donne impegnate in tutti i livelli, da lavoro alle istituzioni, è importante, perché significa che ci sono società più accoglienti, più inclusive, più democratiche. E invece cerchiamo di capire che cosa sono le commissioni pari opportunità. Da un'autorevole opinione, quella di Maria Rosaria Meo, che fa parte dell'organismo della Consulta regionale. Che cos'è una commissione pari opportunità e che cos'è la consulta regionale? Sono organi che servono per cosa? La consulta per la condizione della donna, nella quale io sono componente, è un organismo che è nato per sostenere le conquiste, le battaglie, le lotte delle donne a partire dai movimenti post-femministi, e quindi le consulte sono nate ancora prima delle commissioni pari opportunità. È stato l'organismo che ha lavorato per aprire i consultori, che poi ovviamente hanno dato la possibilità a tante donne di fare prevenzione per la salute, per la vita, le donne danno la vita, e quindi ovviamente i consultori hanno fatto un lavoro importante a favore anche dell'aborto, della legge 194. Le commissioni pari opportunità sono nate successivamente alle consulte, sono organismi che promuovono le pari opportunità e quindi favoriscono il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Siamo ancora lontani. Il 2020 era l'obiettivo della strategia europea per raggiungere la parità di genere, questi dati sono stati spostati, attenderemo. E facendo, come dire, confidando in un lavoro e in politiche proattive per raggiungere la parità di genere entro il 2030. E chiudiamo invece con il nostro consueto consiglio sui libri, l'autrice e la scrittrice Piera Carlomagno. Oggi parliamo di L'amore bugiardo di Gillian Flynn. È pubblicato da Burr, è diciamo uno dei classici del thriller americano, ed è la storia di un matrimonio che parte dalla scomparsa di lei, un matrimonio apparentemente perfetto, parte dalla scomparsa di lei e viene questa scomparsa, diciamo, e tutto ciò che c'è prima, viene raccontato a due voci, cioè sia dal marito che dalla moglie, quindi con due punti di vista completamente opposti, e fino a farci arrivare alla soluzione. Pensate che queste due voci sono anche tradotte in italiano da due traduttori diversi. Può essere considerato uno dei classici del thriller psicologico. Per il classico invece proprio abbiamo Herman Hesse, Il lupo della steppa, il viaggio nell'irrazionalità attraverso una crisi profondissima che piuttosto che portare alla morte o alla scomparsa invece porta a una rinascita. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, mi raccomando non mancate, io vi aspetto come sempre.